quando a fare la differenza sono i semplici dettagli, anzi per la precisione sono i singoli accessori. Stelvio, che piace e che si guida, che è una meraviglia, non si cambia, si aggiorna e si uniforma alle mode del momento. Per essere vista sotto una nuova luce, a Stelvio basta sostituire i fari. In realtà c'è di più, il restyling 2023 prevede altri ritocchi estetici e alcune nuove tecnologie. Per caso Stelvio passa all'ibrido? No, il SUV Alfa tiene duro. Un po' come è accaduto col primo pacchetto di interventi di fine 2019, complessivamente anche il secondo ciclo di modifiche lascia Stelvio praticamente uguale a prima. Tuttavia, come spesso avviene, la sola introduzione di nuovi gruppi ottici ha il potere di modificare la percezione stessa del modello in maniera piuttosto significativa. Scompaiono dunque i precedenti e, diciamocelo, un po' vecchiotti fari allo xenon, spazio a nuovi fari a LED, anzi a matrice di LED. Dalla caratteristica architettura tripartita, da qui la formula 3 più 3 con la quale Alfa Romeo ama individuare questa soluzione. Formula 3 più 3 che è poi la medesima inaugurata da Tonale, anche se in realtà, sfogliando l'album dei ricordi, ritroviamo per la prima volta sulla celebre Alfa Romeo SZ o Sprint Zagato del 1989. Richiami al passato a parte, l'effetto è più gradevole sia a luci spente sia soprattutto accese, coi tre moduli singoli che generano una firma luminosa, quella delle luci diurne, a tripla onda o a triple virgolette, come preferite. Stelvio 2023 ha uno sguardo più sveglio, ma i cosiddetti fari Full LED Adaptive Matrix alzano pure il grado di sicurezza. Lo fanno grazie alla combinazione di due sofisticate tecnologie, ovvero la regolazione continua del fascio annabbagliante in base alla velocità e la funzione di rilevamento di altri veicoli, quelli che giungono in senso opposto ma anche quelli che ci precedono a breve distanza, per disabilitare automaticamente gli abbaglianti e passare così per automobilista più gentile. Tra i marchi premium non sono certo una novità assoluta, se non altro Stelvio ora colma il gap con i competitor. Ah, anche le animazioni di benvenuto e di arrivederci ogni qualvolta apro e chiudo l'auto. Ciao Alfa! Ah, cambia anche il layout dei proiettori posteriori sempre a LED e dalle finiture dai vetri più eleganti, più trasparenti. Le geometrie del classico trilobo restano immutate, in realtà però cambia il disegno della grata nido d'ape, sia della griglia centrale sia delle due prese d'aria inferiori. Rispetto a prima, le cellette perdono una forma esagonale per assumere una geometria leggermente più romboidale. Differenze piccole piccole tu manco te ne rendi conto, ma in realtà l'occhio prende nota. Che bella sorpresa! Mi siedo al volante e inquadro di fronte a me un bel quadro strumenti digitale. Era ora. Intendiamoci, non che il precedente quadrante analogico digitale fosse brutto da vedere o poco funzionale, tutt'altro. Era ora, come sempre, nei confronti della concorrenza. Stelvio, oltretutto, il display TFT da 12,3 pollici lo incastra sotto la classica cornice a cannocchiale e propone tre configurazioni di visualizzazione davvero graziose. Evolved e Relax sono quelle più high-tech, più minimaliste. Heritage la modalità più classica con la chicca delle ultime cifre di tachimetro e contagiri in senso capovolto, altro omaggio alle Alfa anni 60 e 70. Invariato l'aspetto dello schermo centrale da 8,8 pollici, che semmai ora, oltre ad Android Auto ed Apple CarPlay, prevede l'integrazione di una serie di servizi connessi, aggiornabili over the air, come il controllo da remoto tramite smartphone, di funzioni tipo apertura chiusura porte e attivazione luci di emergenza. Sempre ispirandosi al fratellino minore Tonale, anche Stelvio apre alla certificazione NFT. Tutti i dati relativi alla vettura, manutenzione inclusa, vengono riportati su un registro digitale secretato. Chi vende è certo di una migliore tenuta del valore residuo, chi compra ha la garanzia di non ereditare una vettura dai dati manipolati. Tutto il resto in abitacolo è tale e quale a prima, sporgente leva del cambio sulla console centrale inclusa, quindi niente levette o barrette come altri SUV tedeschi o anche altri SUV del gruppo Stellantis.
dopo tutto Stelvio del suo automatico ZF8 a rapporti è orgogliosa e non ha alcuna ragione per nasconderlo. I passaggi di marcia sono rapidi, quasi come su una doppia frizione, e con gli orecchioni in alluminio solidali al piantone del volante, a scalare o a salire di marcia c'è ancora più gusto. A proposito di dinamica di guida, è cambiato qualcosa col restyling? La buona notizia è che la risposta è no. Anche a distanza di anni, Stelvio è sul mercato dal 2017, in movimento, il SUV del Biscione manifesta ancora quella sua superiorità di compostezza, agilità, maneggevolezza, precisione. Sterzo iper diretto, rollio minimo, Stelvio sempre quel SUV che si guida come una berlina. Sia che si sieda su un telaio a trazione posteriore, come nel mio caso, sia invece che il telaio sia di tipo a trazione integrale Q4 con albero di trasmissione in carbonio e, ancora meglio, se arricchito di differenziale posteriore autobloccante di tipo meccanico di serie sull'allestimento veloce. Non c'è che dire, la piattaforma Giorgio invecchia proprio bene. Piattaforma Giorgio che in realtà una qualche forma di elettrificazione sarebbe anche in grado di ospitarla, vedi il mild hybrid in dotazione alla cugina Maserati Grecale. Stelvio tuttavia di trasmettere la scossa ai suoi motori termici per ora non ha alcuna intenzione. Stelvio quadrifoglio a parte, che si aggiungerà alla compagnia molto presto, in gamma restano perciò il 2000 turbo benzina da 280 cavalli e trazione integrale e il 2002 turbo diesel da 160 e 210 cavalli, il primo a trazione posteriore e il secondo con trazione Q4. Scompaiono perciò il 2000 benzina da 200 cavalli e il diesel dalla potenza intermedia da 190 cavalli. Per Stelvio di prima generazione niente ibrido, non per il momento, forse mai. Semplificata anche la gamma allestimenti, quattro versioni standard, Super, Sprint, la raffinata T e la sportiva Veloce, più una configurazione speciale Stelvio Competizione. Versione competizione che si distingue per il caratteristico colore grigio opaco Moonlight, le pinze freno rosse, i cerchi da 21 pollici, i vetri posteriori oscurati. All'interno impianto audio Harman Kardon e pelle nera con cuciture rosse. Ben nascoste infine le sospensioni adattive a controllo elettronico. Prezzi a partire da 53.150 euro, ma il consiglio è quello di approfondire le soluzioni finanziarie. Dietro anticipo, Stelvio si può acquistare con rate a partire da 490 euro al mese o noleggiare a partire da 499 euro al mese, tutto incluso. Stelvio 2023 è indubbiamente un'auto migliore di prima, poiché i cambiamenti sono circoscritti, resta semmai da stabilire di quanto sia migliorata. Fateci sapere le vostre impressioni a caldo qui sotto nei commenti, lasciate un like al video se l'avete trovato interessante, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e continuate a seguirci anche sugli altri nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, oltre che ovviamente sul nostro magazine online www.motorbox.com. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!